passato che pian piano sfuma dalla mia mente stanca. Questo silenzio sinistro, questa pace improvvisa. È tutto così surreale. L'oscurità dello spazio mi circonda, mi soffoca. Mi sento così vulnerabile. Tra le sue gelide braccia, ora conosco l'orrore che questo immenso manto stellato nasconde nelle profondità del suo sterile grembo. Una presenza ostile. Durante i nostri viaggi spaziali, trovammo una stirpe aliena letteralmente indemoniata, ma con incredibili capacità di sopravvivenza. Signori, sta per iniziare la fase di atterraggio. Allacciate le cinture di sicurezza. Pensavamo che esaminarla e studiarla avrebbe rappresentato la nostra salvezza in un pianeta ormai in declino. Fu il peggiore errore che la mia razza commise. Il nostro ultimo errore. Un tempo dei, ora solo ombre di un passato glorioso, un passato che l'oblio divorerà. Potrebbero essercene altri. È pericoloso stare qui. Nel nome di Dio, torniamo indietro. Questo posto è inutilizzato da moltissimo tempo. Mai nessun terrestre è arrivato su questo pianeta. Ma di chi può essere quest'opera? Sergente, ve la sentite di proseguire? Siamo arrivati fin qui. Procediamo. Kowalski! Kowalski! No! In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Requiescat in pace. Amen. Sergente, qui la situazione ci sta sfuggendo di mano. La sua perdita non può essere vana. Ci divideremo in due gruppi. Tu con me staneremo quelle bestiacce. Il caporale Tony col gruppo di ricerca per scortarli. Sergente, mi dia retta, non possiamo andare avanti. Sarebbe un suicidio. Torniamo. Gli ordini non si discutono. Padre.
mi piace per niente. Prova a comunicare con lui. Siamo qui in pace. La nostra è solamente una spedizione di ricerca. Scusatemi, pensavo fossero loro. Avete sentito anche voi? Sono arrivati sino a qui, ormai. Certo, ma non un suono. È come un pensiero. Sto comunicando telepaticamente con tutti voi. È questo il nostro modo di parlare. Non abbiamo segreti. Ciò che pensiamo è la nostra parola. È affascinante. Voi siete una razza molto diversa da quello che ci aspettavamo di trovare su questo pianeta. Voi comunicate. Non siete aggressivi. Avete sviluppato un'intelligenza superiore che vi permette di capire le nostre parole, il nostro linguaggio e di risponderci telepaticamente. E osservando, devo dire che avete sviluppato una tecnologia molto avanzata, oserei dire di molto superiore alla nostra. No, non parliamo di superiorità. Siamo come voi. Ogni razza ha una civiltà, una storia, un passato, un presente e un futuro. A parte quella razza, che è effimero definire con questo termine razza, li chiamerei più frutti del male. Di tutto l'universo pensavo che l'uomo fosse la creatura più capace di sbagliare. Ma vedo che vi sono creature la cui intera esistenza è un abominio senza riserve. No, non solo voi umani o gli xenomorfi. Anche noi siamo capaci di sbagliare. Non sono originari di questo pianeta. Sono stato io a portarli su questa nostra colonia. Qui avevamo pensato di stabilirci. Un giorno sarebbe potuto diventare il nostro nuovo pianeta. Meg, noi siamo pagati per questo. So che è duro accettare la perdita di un compagno. Ma contano su di noi. Hanno investito denaro e fiducia in queste ricerche. Mi dispiace, signore, ma io la penso diversamente. È come se noi tutti, soldati, scienziati, fossimo sfruttati per gli scopi di chi è al potere. Sergente! Stardo! Conoscete quindi l'origine degli xenomorfi? No, e anche in questo il mio pensiero, così come voi lo percepite, è sincero. Il nostro pianeta, che ormai non vedo da decenni, sempre più vittima delle condizioni avverse climatiche e della mancanza di materie prime,
ci costrinse a migrare, inviando in avanscoperta spedizioni alla ricerca di nuovi mondi. Durante i tanti viaggi, arrivammo casualmente in un pianeta simile a questo, apparentemente colonizzabile, ma al tempo stesso popolato da quei mostri. Molti perirono durante la spedizione, ma io presi un campione di DNA di xenomorfo per poterlo studiare. E perché mai avete fatto questo? Perché prendere in esame il DNA di una razza tanto pericolosa? Dovete sapere, il nostro pianeta presentava condizioni di vita avverse, come vi dicevo, e questi xenomorfi, per quanto infinitamente mostruosi nei modi di agire, avevano un'incredibile capacità di resistenza. E cosa avete fatto con questo DNA, se mi è lecito saperlo? Le nostre capacità biomeccaniche sono molto evolute. Abbiamo provato prima a ricreare un prototipo, togliendogli l'aggressività, per poi elaborare tutte le varie parti che avremmo potuto biomeccanicamente integrare coi nostri organismi per renderci più forti e immuni al degrado dell'ambiente circostante. Io ho sempre creduto che manipolando la vita, copiandola, clonandola, ricreandola, noi ci appropriamo di qualcosa che non è nostra materia. Grande è la verità che contengono le tue parole. Qualunque cosa si crei, sia essa biomeccanica, clonata o quant'altro, quando composta anche da cellule organiche, si presenta come vita e viene quindi munita di un'anima. Se giochiamo a fare Dio, dobbiamo anche subirne le conseguenze. Anche un androide come te ha un'anima. Ma allora, anche io ho un'anima? Non ne avevo mai dubitato, mia cara. Ero convinta di essere stata creata col solo scopo di aiutare gli umani nelle loro ricerche. Ma ora, grazie a questo nobile essere, scopro di avere un'anima. Fantastico. Ora capisco le emozioni e la mia capacità di agire fuori dalla programmazione. Telepaticamente, anche noi lo sentiamo. Comunicando col pensiero, è più facile entrare empaticamente negli altri. Non per spiare, ma per capire. Peccato che io non seppi capire me stesso. È incredibile. Tutto questo è incredibile. Spiegaci. Te ne prego. Eravamo stati noi stessi, con l'avanzamento tecnologico, a sciupare il pianeta. E io portai letteralmente il seme del male. Quel prototipo sfuggì dal controllo, riesumò la sua aggressività, fuggì dalla base e depose delle uova, da cui nacquero degli esseri identici agli xenomorfi che avevamo inizialmente studiato. La vita, nel bene o nel male, fa sempre il suo corso. I test di cui vi ho parlato erano stati svolti qui, su questa colonia, ormai distrutta da loro. Non avete mandato una richiesta di soccorso al vostro pianeta? Sì, l'abbiamo fatto. Alcuni della mia razza al potere, probabilmente i pochi malvagi esistenti, vennero con la scusa di aiutarci, ma non fecero altro che prendere i risultati dei nostri studi e fuggire con il DNA ancora presente in laboratorio per poterlo usare nello spazio a proprio piacimento. Piano piano i miei compagni furono uccisi, rimasi solo e mi barricai qui dentro. Il coraggio di ritornare a casa, dopo quello che ho fatto, non potrei trovarlo da nessuna parte. Il pentimento rappresenta già di per sé un atto di grande coraggio. Io comprendo che tu non abbia agito per il male, ma per il bene del tuo popolo. Hanno ucciso, sergente! Stanno arrivando! Oh, diamine! Non temere, Meg, è uno dei nostri. Sono riusciti ad arrivare fin qui. Andate, vi coprirò io.
Ehi, amico, vieni con noi o ti faranno fuori. Nobile gesto, ma non posso. Devo espiare le mie colpe. Ma... lascialo fare. Tanti sbagliano, ma non tutti sono in grado di affrontare la responsabilità delle proprie colpe. È quello il vero coraggio. Sta dentro di noi. Non importa quale sia la nostra razza, dove nasciamo o dove andiamo, finiremo sempre dove ci porterà il nostro animo.